Buongiorno a tutti voi da Stefania Vicini della redazione di Guida Viaggi. Siamo con Giorgio Lotti, direttore commerciale Open Travel Network. Giorgio, il progetto Grandi Utenze porta clientela in agenzia di viaggi, giusto? In che senso, come e quanta clientela porta in più? Sì, intanto un saluto a tutti e grazie dell'utilizzo di questo strumento di comunicazione che condividiamo anche noi, quindi lo riteniamo una cosa molto utile e molto importante. Sì, il processo rispetto alle convenzioni Grandi Utenze ha dato degli ottimi risultati già in questa stagione, che è difficile, quindi è stata apprezzata ancora di più. Stiamo allargando la base di queste convenzioni e devo dire che abbiamo avuto come risultato, più che in termini numerici, ma di grande interesse, perché le nostre stesse agenzie si stanno preoccupando di reperire sul territorio piccole o grandi utenze, quindi territoriali o nazionali, a cui noi poi diamo il supporto per poterle contrattualizzare e renderle un beneficio. Quindi pensiamo che è una strada che deve crescere ancora, abbiamo un ufficio e delle persone che si dedicano solo a questo e riteniamo che in questo momento di grande flessione della domanda sia una delle risposte che Open Travel Network può dare alle proprie agenzie. Per inciso, quando parliamo di grandi utenze possiamo fare qualche nome su quello che è stato fatto, su quello che magari verrà fatto, cioè delle realtà? Guarda, si può fare perché sono pubbliche, nel senso che le utenze sono pubblicate all'interno dei siti delle nostre agenzie, parliamo di tutto quello che riguarda un po', noi diciamo, il mondo delle stellette, quindi carabinieri, aeronautica, esercito. E abbiamo dei discorsi aperti con la Telecom, ufficio del personale, con il sindacato dei medici di base, insomma sono l'ordine dei psicologi, insomma sono molti e stiamo lavorando molto anche per stimolare le agenzie a andare poi a contattare queste realtà sul territorio, insomma la caserma dei carabinieri, le agenzie di viaggio, le chiese, le parrocchie sono la diffusione maggiore che si ha sul territorio, quindi ogni agenzia probabilmente ha una caserma dei carabinieri vicino, quindi deve andare lì e dire: sono io l'agenzia di riferimento sul territorio. Giustamente prima tu accennavi alla vostra web tv, nel senso voi lavorate a tanti progetti anche un po' alternativi, no, per quanto riguarda le reti. La formazione via web tv avrà delle novità, porterà delle novità alle agenzie di viaggi? Sì, la nostra web tv si rivolge nell'area riservata proprio agli incontri con i tour operator e le agenzie, l'altra è invece a beneficio del pubblico che frequenta il sito delle nostre agenzie. Per quello che riguarda la formazione stiamo studiando un nuovo sistema ancora più interattivo, perché oggi mentre io faccio il contrario, intervisto i tour operator, le nostre agenzie si possono digitare delle domande sulla tastiera che noi vediamo in un monitor e rivolgiamo all'interlocutore. Adesso stiamo studiando un mosaico visivo per cui saranno tutti presenti visivamente, cliccandoci sopra si aprirà l'immagine e l'agente di viaggio sarà anche presente, insomma, quasi fisicamente a questo tipo di incontri. Analizzando il momento contingente, i tour operator in questo momento chiaramente sono molto prudenti a prendere degli impegni per la stagione invernale, insomma sono cauti, quindi voi come distribuzione come vi siete preparati, vi preparerete ad affrontare l'inverno, sarà un po' più difficile rispetto agli altri anni? Diciamo che per quello che riguarda la programmazione di tour operator sicuramente ci sarà una flessione in numero di posti disponibili. Quindi è necessario continuare nella ricerca di occasioni del mercato che sono sul territorio, quindi più che aspettare prodotto dai tour operator, cercare di generare eventi, unire le persone, creargli delle occasioni per fare una vacanza. Allora, in questo caso si lavora su numeri di gruppi che la rete insieme può creare e quindi questo può in parte supplire a una programmazione invece più continuativa che forse gli operatori avranno più difficoltà a fare. Benissimo, grazie.